Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi solo ed esclusivamente per distruggere i vostri sogni. Oggi infatti si è scatenato un bel casino in seguito a dei criptici post di Pioro che alludono al contenuto del Nintendo Direct Partner Showcase che dovrebbe essere pubblicato proprio questa settimana. Leggendo questi messaggi in codice, in molti hanno sperato l'impossibile, tra cui anche il ritorno del GameCube su Switch, ma purtroppo le cose sembrano essere molto meno entusiasmanti del previsto. Quindi si tratta di un video un po' particolare, ricchissimo ma particolare, perché ci muoveremo nel territorio dei leak, e anche se si tratta dell'unica voce che fino ad ora non ha mai sbagliato un colpo, si tratta comunque sempre di affermazioni che non possono né essere confermate né smentite. Cercherò di darvi una panoramica quanto più completa su questi rumor, però ecco, se non volete rovinarvi la sorpresa di quello che potrà essere annunciato durante un ipotetico partner showcase, tornate a vedere questo video fra una settimana per capire se Pioro ci aveva preso o meno. Bene, direi di passare al video vero e proprio. Voi mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Un grazie gigantesco ad Oggi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Io ho detto tutto, iniziamo! Vi ho mentito, non partiamo da Pioro, ma più che altro da un altro leak, quello riguardante Shin Megami Tensei 5. Il bellissimo JRPG targato Atlus, il gioco che secondo me si è meritato il premio di GOTY 2021, potrebbe presto tornare in una Expanded Edition intitolata Vengeance. Per farvi un paragone con qualche esempio più noto, vi ricorderete che la serie di Persona, che nasce come spin-off di Shin Megami Tensei, ha già avuto dei precedenti simili con la popolare versione Royal di Persona 5 o le due riedizioni di Persona 3 che hanno preceduto il Reload. Lo stesso Shin Megami Tensei 4 ricevette una sorta di semi-sequel con Apocalypse, quindi visto che sul sito di rating coreano è apparso il titolo Shin Megami Tensei 5 Vengeance, è molto probabile che si tratti di una versione aggiornata dell'ultimo SMT, che sia poi il gioco base con ottimizzazioni e contenuti aggiuntivi o un vero e proprio sequel, questo per ora non lo possiamo dire, però è chiaro che qualcosa bolle in pentola e se veramente siamo alle porte di un partner showcase, Vengeance potrebbe tranquillamente far parte della lineup dell'evento Nintendo. Inutile poi stare a discutere ulteriormente della presenza dei titoli Microsoft nel Direct, nonostante durante il podcast di Phil Spencer non siano stati fatti nomi, sappiamo che sono 4 i titoli prodotti dagli Xbox Game Studios pronti ad arrivare su altre piattaforme, e per me la doppietta Hi-Fi Rush e Pentiment non ce la toglie nessuno. Non so se ci sia spazio anche per Sea of Thieves e Grounded, ma direi che ormai la presenza di Microsoft in questo partner showcase è praticamente il segreto di Pulcinella. Ma ora è il turno di Pioro e dei suoi crudelissimi indovinelli. Vi ricordo che Pioro, nel meta degli insider, è considerato un tier 1, una fonte molto affidabile, visto che in passato, pur non esplicitando mai il contenuto dei Direct, ha sempre lasciato degli indizi, apparentemente indecifrabili, che se però poi venivano riletti con la consapevolezza di quello che era stato annunciato ufficialmente, facevano trapelare la conoscenza di qualcosa che al momento della scrittura di quei post non era ancora stato ufficializzato. Il modus operandi dell'uccellaccio poi è sempre lo stesso. Domande che creano una totale confusione e poi in seguito vengono lasciati dei like a quegli utenti che con le loro supposizioni si avvicinano a quella che è la verità. Quindi, che ha detto questa volta il buon Pioro? Ve lo dico fra un attimo. Ma prima di continuare con il video vi devo assolutamente parlare dello sponsor di oggi, Otogi Retro Games. Se siete appassionati di retro gaming dovete assolutamente farvi un giro su Otogi Retro Games, un sito con un catalogo in continuo aggiornamento dove troverete di tutto, dai titoli più comuni a prezzi stracompetitivi fino ai pezzi più ricercati in condizioni eccellenti, roba per palati fini insomma. Che siate collezionisti Nintendo, appassionati Sony, nostalgici Sega o ossessionati da Xbox, ce n'è veramente per tutti i gusti e vi consiglio di guardarvi ogni settimana le novità che vengono caricate su Otogi Retro Games e anche le anticipazioni che arrivano sui social, lì troverete delle vere chicche. Ma se avete perso la passione o semplicemente dovete liberare spazio dentro casa, Otogi Retro Games offre anche un servizio di ritiro dell'usato. Trovate tutte le informazioni sul sito. Che dire, ancora grazie a Otogi Retro Games e andiamo avanti. Pioro ha aperto le danze con una domanda sgrammaticata. Game Freak è un partner? E in pieno stile marzulliano si è dato anche una risposta pubblicando uno screenshot di Wikipedia dove viene confermata l'affiliazione di Game Freak e non la totale dipendenza con Nintendo. Il pensiero più immediato va alla saga di Pokémon, ma non può essere questa l'occasione per un reveal del genere, soprattutto a un passo dal Pokémon Day, occasione con cui viene spesso fatto coincidere un Pokémon Presents dove viene delineato l'immediato futuro del brand. A proposito, se siete curiosi di scoprire come siano nati i Pokémon Presents e la storia che c'è dietro a Nintendo
Nintendo Direct, recuperatevi assolutamente la mia retrospettiva su questi eventi targati Nintendo. Sono molto fiero del risultato. Quindi bisogna andare a pescare tra le produzioni all'infuori del brand Pokémon di Game Freak, dei titoli che di certo non brillano né per realizzazione tecnica né per gameplay. Il ritorno più papabile di tutti, tanto che lo stesso Pioro ha messo dei like a chi ha tirato fuori questo nome, è il bizzarro Pocket Card Jockey, un card game mischiato all'equitazione. Un prodotto tra il folle e il demenziale, senza offesa, in senso positivo, che uscì originariamente su 3DS nel 2013 e che rimase confinato all'interno del solo giapponese fino al 2016. L'anno scorso però ne è uscito un remake sottotitolato Ride On, che fino ad ora è rimasto esclusiva dell'Apple Arcade, quindi sì, lo hanno giocato in quattro gatti, ma tutti ne parlano abbastanza bene. Abbiamo infatti una media Metacritic di 83. So che comunque il nome di Pocket Card Jockey non è quello più emozionante del mondo, ed è proprio per questo che sono convinto che leggendo questo altro post le aspettative vi schizzeranno alle stelle. Nintendo è considerabile come partner? Qui chiaramente Pioro sta giocando con i nostri sentimenti e allude molto probabilmente a una riproposizione di qualche tipo di una IP Nintendo data però in gestione esternamente. Perché ricordiamoci, la base di partenza è che si tratterà di un partner showcase, un'informazione confermata dallo stesso Pioro, quindi non c'è spazio per prodotti first party e sviluppati internamente. Ma quindi di che brand si tratta? Beh, questo secondo indizio è quello che ha scatenato un vero putiferio. Sì, Nintendo alle volte può essere un partner perché amano i delfini. Ora, che voi siate fan Nintendo da una vita o semplicemente dei curiosoni che si sono avvicinati al mondo dell'emulazione almeno una volta, leggere la parola Dolphin in un contesto Nintendo non può che far pensare a una cosa sola: il GameCube. Giusto, no? E chissà quali sono i due motivi per questa associazione, lo scriva pure nei commenti. Quindi uno legge Dolphin e impazzisce. GameCube su NSO? Qualche altra remaster clamorosa in stile Metroid Prime? Oppure magari un remake di un titolo GameCube affidato a uno studio esterno, come ad esempio Bandai Namco? Tipo Mario Baseball, il sogno bagnato di ogni Nintendaro che si rispetti. Almeno io uno lo conosco. Ma è questo il momento in cui vi spezzo il cuore? Tipo quando c'è stato il pesce d'aprile sul GameCube Mini. In realtà questo delfino sarebbe un riferimento a Endless Ocean. Ora, io a Endless Ocean li voglio bene, si tratta di un grandissimo esperimento per l'epoca in cui uscì, ma di sicuro non è l'IP che molti si aspettavano e speravano di vedere resuscitata, anche se poi la sua riproposizione ha molto senso. Infatti un remake di Endless Ocean si inserirebbe perfettamente nella scia di quello che è stato fatto recentemente con Another Code, il ripescaggio di Hidden Gem o comunque di titoli di nicchia dell'epoca Wii e DS che vengono riproposti in una particolare via di mezzo che è un compromesso, non per forza riuscitissimo, tra un'esperienza sostanzialmente invariata e un gameplay ben più moderno. Tra l'altro, proprio come accaduto con i due Another Code, Nintendo potrebbe tirare fuori una collection, visto che di Endless Ocean ne sono usciti due su Wii, l'originale e il suo seguito, Adventures of the Deep. Non è detto che questa sorta di avventura grafica esplorativa sia effettivamente uno dei contenuti del Direct, ma oltre ai consueti like tattici di Pioro, è arrivata anche la conferma di un altro leaker cinese, anch'esso con uno storico di leak corretti, che conferma questa eventualità. Non che sia un male in assoluto, ma se per un attimo avete sperato nel ritorno del GameCube, magari quello di Endless Ocean è l'ultimo nome che vorreste sentire. Però, ecco, meglio arrivare già con le aspettative basse, piuttosto che rimanerci parecchio male durante un Direct, no? Certo che ora il 2024 di Nintendo assume tutto un altro ritmo. Un ritmo lento, lento. Questo però c'era tutto per oggi, io non lo so. Vi aspetto nei commenti per sapere cosa ne pensate di questo scenario e soprattutto per continuare a discutere insieme del rumore che il vostro cuore ha fatto nel momento in cui sono state pronunciate le parole Endless Ocean al posto di GameCube. Non mi resta comunque che darvi appuntamento al prossimo video che arriverà quando arriverà. Voi nel frattempo mi raccomando, fate bravi, riposatevi dormendo Endless, sonni tranquilli, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro Pioro, Michele Pioro, ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione di video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa!
Ma è questo il momento in cui vi spezzo il cuore e Polpetta si spacca la testa. Spezzo, pezzo, 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 pezzo.